Da quanto mi mancava farlo. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi nuova combo in arrivo. Vedrete tra poco. Insomma, come vedete c'è stato un piccolo aggiornamento dell'attrezzatura. Vedete un po' più di qualità. Vedete un po' nei prossimi video. Non i prossimi prossimi perché sono stati ancora registrati. Beh, Dio, più o meno con la vecchia. Riassumendo il tutto, dato che non mi vedete da tempo, ho avuto molto da fare con il lavoro e mi ha portato via tantissimo tempo. Non ho avuto nemmeno modo di editare i video che avevo già registrati. E altra cosa, ho un paio di video registrati che verranno fuori, uno a Keppie e uno a della qualifica. Allora, c'è da precisare una cosa. Il secondo motivo per cui non mi avete visto è per la videocamera che ho cambiato quando ho fatto prima, poco prima di fare la qualifica ai predatori che non so se è già stata pubblicata o questi video sono stati già pubblicati o meno, però prima utilizzavo una GoPro Hero 8, mi ha dato un sacco di problemi, ho fatto il reso perché essenzialmente come la sua precedente Hero 7 andava a surriscaldarsi la batteria. Si surriscaldava il corpo e bloccava la registrazione, file smezzati, si sentiva solo l'audio, fermo immagine, un po' di tutto. Adesso ho cambiato videocamera, sono passato a una Insta, tutto bene, e riprese fantastiche, bla bla. Devo un attimo capirmi col sistema perché mi è capitato che ho per sbaglio stoppato la registrazione su una clip, quindi si è perso un bel pesce. E vabbè, mi si è bloccata, mi si è corrotto il file su un'altra, però la forse è rimediabile, non lo so. Chiusa la parentesi, adesso da settembre-ottobre, adesso non so quanto ci metterò a editare e arriveranno un sacco di video. Fino a dicembre ci sarà un sacco di contenuti. Quest'oggi non so ancora, saprò domani, forse andrò a fare una gara importante che non era in procinto di fare e quello che vedrete nell'attrezzatura di oggi sarà molto utile. Bello, porco cane. Chiusa parentesi di tutto, direi di incominciare con questo unboxing. Un sacco di like, un sacco di commenti, ditemi voi che ne pensate. Spero vi sia mancato almeno. Dopo tutto sto pippone, lo so, sono stato un po' rompipalle, però devo dirle, certe cose devo dirle. Possiamo iniziare. Come sempre, andiamo a riscaldarci. Prima cosa, nell'unboxing barra attrezzatura di oggi, che è cosa secondo me indispensabile per l'attrezzatura. Mio amico Viral, ero indeciso tra il Viral e il Satin. Il Satin è un trecciato sempre di qualità superiore, ma il fatto è che, essendo che sono fermo da pesca da un bel po', dovrò andare a riprendere le canne in mano con, cioè appena pronti via, diciamo, più o meno. Ho preferito prendere un tracciato che conosco meglio i suoi limiti, e in questo caso lo 008, bello sottile in modo da tagliare bene l'acqua. E pensavo di metterci il 10 o il 12, ma ho detto guarda, facciamo una bella light in modo che se pesce apatico, cosa che questa combo farà, almeno vado sul sicuro. Quindi Viral dello 008. Poi occhiali polarizzati essenziali oramai. Anch'io, sì, ero delle idee anch'io. Una volta posso capire alcuni che dicono no, gli occhiali polarizzati. Anch'io una volta di questo, ah no, gli occhiali polarizzati non fanno niente, ci vedo bene lo stesso, fanno la differenza. A differenza dell'acqua, della quantità di luce, dei riflessi, ti possono far vedere 50 centimetri, un metro in più sotto l'acqua, fidatevi. E fa la differenza perché da vedere arrivare un pesce contro l'esca oppure da vedere un pesce in più può fare grande differenza. In questo caso ne ho un paio, cioè due paia. Tubertini, i primi sono questi, non mi ricordo come si chiamano, ve lo lascio qua sotto. Montatura un pochino più grossa e classica, lente nera ma non scurissima, classicissimi. Nera per quando c'è un pochino più di luce. Però comunque non è troppa per farci capire, cioè protegge sì, però
però comunque vedo bene, come vedete, cioè, si vede anche attraverso qua, quindi è nero, però diciamo anche quando inizia a imbrunire almeno non dovrei aver problemi, o comunque quando c'è l'alba. Tra l'altro vengono già dotati di questa custodia che è molto figa, carbon look. Invece altri occhiali, sempre tubertini, sono cartine. Tra l'altro vengono dotati anche del panno dentro, marchiato. Ok. Questi invece sono un pochino più leggeri, ma anche di peso, ma anche di montatura sono più fini. Con la lente rosa, che è un rosa marroncino, che serve proprio per i momenti di poca luce. Vedete? Però questi sì, in effetti, sono più carini, sono più sottili. Mi piacciono un botto. Questi lati... Scusate se ogni tanto guardo un po' più su lo schermo. Questi lati un pochino più grigetti e con l'antiscivolo. Comodi. Devo dire, ma veramente sono leggeri perché non stringono troppo qua, ma hanno la gomma, quindi tengono. Sì, tengono. Posso fare handbanging, posso andare in concerto metal senza problemi. Però sì, sono leggeri, cioè non li senti nemmeno. Cosa che se facciamo ore e ore di pesca possono dare fastidio degli occhiali che stringono troppo. E qua siamo andati. Ci avviciniamo quindi alla parte saliente. Di aver settato il microfono giusto sulla videocamera sono fottuto. Quindi per questa super combo da gomma sono andato a scegliere lui, il Dust. Questa volta in taglia 2000. Ho già la taglia 3000, mi trovo bene. È un trattore, possiamo dire trattore perché ci ho tirato su anche una carpa a 12 kg. Trattore. E quindi eccolo qua, piccolino, compatto. L'altra volta non avevo preso il 2000 perché cazzo ho detto è piccolino comunque, però fa il suo sporco lavoro. Volevo una combo leggera e cioè guardate la fluidità. Sembra piccolissimo, sembra un 1000 da quanto è piccolo. Guardate che roba. Guardate che roba, sembra un 1000. Tengo con due dita. Abbinato a questo, quindi, fascia alta di casa Tubertini, monopezzo, Seika SV, Seabass. E qua qualcuno potrebbe dire, la Seabass non è quella da spigola? Sì. Però queste canne qua sono fatte per la spigola, sono utilizzabilissime per la pesca in acqua dolce. È della serie SV Seabass SB, ovvero soft bait. A parte l'estetica incredibile, guardate che dettagli, con le finiture in oro, questo super manico. Bella leva, veramente. Che bella sensazione. Questa è una canna fatta per pescare a testina e drop shot. Infatti è un'azione bella rigida ma con una punta sensibile. Sono andato a prenderla perché avevo bisogno di un attrezzo che avesse qualcosa in più. Perché sì, la Mimic è sensibilissima, sente bene le mangiate, sente bene il piombo, tutto quello che vuoi. Il problema della Solid Tip, quando andiamo a pescare pesci come luci, bass, che sono gli obiettivi principali con cui andrò con questa, cioè incendiare luci tra virgolette, nel senso che se stai pescando a drop in mezzo a un branco di reali ti può capitare luccio. Il fatto è che se ti capita luccio in gara è molto utile portarlo su. Quella canna là è sensibilissima, il fatto è che col Solid Tip mi risulta a volte impossibile tirare sul pesce, perché o che gli dai un pochino troppo piano o questo o quello, con la Solid Tip tende un po' troppo a morbidire la ferrata. Quando un reale diciamo che già un po' meno importa perché c'ha una bocca comunque abbastanza morbida. Quando è un luccio, quando è un bass che bisogna afferrare forte, ci vuole una canna che abbia una buona punta in modo che si incocci, e comunque anche una buona schiena. E poi compartimento è una cosa a parte. La Blackwater invece mi dà la schiena giusta, però la punta mi pecca un attimo di sensibilità quando pesco molto molto leggero. Chi avesse quel tantino in più di cosa, ho voluto approfittare con un attrezzo
over the top, perché andrò a fare delle gare abbastanza importanti. Dato che mi gioco qualche bella posizione, volevo farlo al massimo, volevo avere quel qualcosa in più che magari mi riesce a portare alla vittoria. Quindi sono andato a prendere questa per non avere dubbi. La serie top di gamma per la pesca a gomma, drop shot, bara a testina di Tubertini. E andiamo a fare una top combo per la pesca al bass reale e volendo se capita al luccio, ma non per cercarlo, diciamo. Non voglio essere frainteso, non è una canna per andare a fare il luccio, però se capita posso estirparlo nel miglior modo possibile. Cioè già con la Blackwater gli stronca i lucci, perché comunque lucci da 70, non dico lucci enormi, ma comunque un luccio da 70 in pochissimo tempo, pure con la 0.10 in mezzo minuto, un minuto, lo tiri fuori anche da qualche metro d'acqua in mezzo agli erbai. Mi spiace non poterlo far vedere, però avrei avuto la scena. Ecco qua la nuova super combo da gomma. Se ho tempo uno di questi giorni vado a testarla col primo pesce che mi capita, in modo da vedere come si comporta. Magari mettiamola un po' sotto stress. Dunque mi raccomando ragazzi, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ci vediamo presto con nuovi video che ragazzi aspettateli, se non sono già usciti o comunque ne usciranno. Tutti i video prossimi saranno video in posti spettacolari con pesci spettacolari. Quindi cosa posso dirvi? Al prossimo video.